Salve Jerry. Monica, devi perfezionare il playback e sulla... le mani erano così rigide. Sì, ma cioè, eri esagerato. Allora, tu canti da sempre, hai fatto ballare miriadi di persone. Hai mai pensato a partecipare a Sanremo come concorrente? Ah, bella domanda. Guarda, qua c'è uno scoop che... No, 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 non vado a Sanremo, no, no, no. No, no, ma il cast è chiuso, ragazzi. No, 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 volevo dire, anni fa, una decina d'anni fa, stavo quasi per... Avevi presentato un brano? Sì, avevo presentato un brano. Chi conduceva Sanremo? Chi conduceva? Conduceva... adesso non mi... Il direttore artistico non te lo ricordo? Non mi ricordo. Il direttore... Non 10 anni fa. 10 anni fa mi si era prospettata questa possibilità, avevo presentato un brano molto, molto divertente, molto, molto bello, ma poi all'ultimo momento invece ci fu un testa a testa fra me e un'altra situazione dal punto di vista, diciamo, della canzone molto più forte, perché io poi non sono un cantante, io sono un entertainer, io interpreto, ma non è che sono un cantante. Ma ti piacerebbe fare il concorrente a Sanremo? Tantissimo mi piacerebbe. E hai delle canzoni scritte nel cassetto da presentare? Sì, sì, qualcosina c'ho. Qualcosa di divertente o di più impegnato? No, c'ho una canzone che non ho mai... che la tengo lì nel cassetto, una bella canzone che non c'entra niente proprio col divertimento, è proprio una canzone vera, e che me la tengo lì. Hai visto mai? In bocca al lupo. Grazie. Jerry, te lo auguro.